Benvenuti nello spazio di Medicina, Salute e Benessere, anzi nello spazio quello tanto atteso da tutte le donne, quello dedicato appunto alla salute della donna. Salutiamo subito la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia Centro San Raffaele Resnati di Milano, presidente della Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna. Benvenuta professoressa, come va? Grazie, tutto bene. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Per chi volesse mettersi in contatto direttamente con la professoressa Graziottin, può farlo tramite Twitter all'indirizzo @profagraziottin. Allora, entriamo subito un po' nel vivo. Oggi insieme a lei volevamo affrontare il problema dell'endometriosi e soprattutto anche del dolore, perché sono collegate, ecco, come cose. L'endometriosi, intanto io volevo dare una definizione. Di che cosa stiamo parlando? Volentieri, oggi è anche un giorno importante e questo mese è importante perché in tutto il mondo è un mese dedicato all'endometriosi, perché questa malattia che colpisce in Italia 3 milioni di donne e nel mondo, quindi immaginate in proporzione, venga conosciuta e diagnosticata. Giustamente lei chiedeva che cos'è. Allora, l'endometrio è il tessuto, la mucosa, che si trova nella parte interna dell'utero, che accoglie l'uovo fecondato in caso di gravidanza e si sfalda quando questo non succede, dando luogo alla mestruazione. Parliamo di endometriosi quando l'endometrio si trova fuori posto. Se si trova nella parete muscolare dell'utero, parliamo di adenomiosi, e questa è la causa principale di mestruazioni dolorosissime, ma possiamo trovare l'endometrio anche ectopico, fuori posto, sull'ovaio, sul peritoneo, sull'intestino, in vescica, addirittura lungo il decorso dei nervi e persino nel polmone. Ecco, e questa è l'endometriosi. È vero che è spesso anche la causa dell'incapacità appunto di rimanere incinta? Assolutamente sì, per una serie di ragioni. La prima è che l'endometrio fuori posto, quindi l'endometrio ectopico, va incontro alle stesse trasformazioni cellulari dell'endometrio che si trova in utero, quindi cresce in altezza sotto l'effetto degli estrogeni, si gonfia, si riempie di zuccheri sotto l'effetto del progesterone e poi si sfalda, dando luogo a una mini mestruazione dove si trova, quindi nell'intestino, nel peritoneo, nell'ovaio. Qual è il problema? Che il sangue che non si trovi all'interno dell'utero e venga eliminato con la mestruazione crea un'infiammazione pazzesca quando si trova nei tessuti. Certo. Quindi ad ogni mese questa povera donna ha dei dolori tremendi perché ha un'infiammazione, il fuoco dentro, adesso spiegheremo perché, in tutti i tessuti in cui si trova l'endometrio. Giustamente lei chiedeva, è vero che le donne sono meno fertili? Certamente, perché più siamo infiammati, meno siamo fertili. Nessuno semina in un campo dove stiamo dando fuoco alle stoppie. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi è un'infiammazione, una presenza, io cerco di semplificare, una presenza di sangue laddove non dovrebbe esserci. Ecco. Di sangue che si è sfaldato a causa dell'endometrio. Parliamo di infiammazione perché bisogna sempre fare attenzione alle parole. Infiammare deriva dal latino inflammare, che vuol dire mettere a fuoco. Che tipo di fuoco? È un fuoco biochimico, è un fuoco dovuto alla produzione di molecole, per l'appunto, infiammatorie, prodotte dai nostri soldati, i mastociti, che hanno come scopo quello di limitare il danno e togliere il fattore lesivo, in questo caso il sangue mestruale. Qual è il punto? Che se questa infiammazione, questo sfaldamento di sangue, questa infiammazione si ripete tutti i mesi, noi abbiamo un processo infiammatorio che diventa sempre più grande. Certo. Un fuoco che si estende, per esempio, usando la metafora della casa, parte da una stanza, si estende alle stanze vicine, parliamo di comorbilità. Ma l'altra grande conseguenza è che questa infiammazione coinvolge le fibre nervose del dolore, si propaga al midollo spinale e al cervello con due grandi vie. Una è la via dei nervi e l'altra è la via del sangue, che attraverso appunto il nostro plasma le molecole infiammatorie arrivano al cervello. Dentro il cervello poi ci sono i cugini dei mastociti, le cugine, meglio, la microglia, che vanno a produrre ulteriori molecole infiammatorie. Allora che cos'ho? Neuroinfiammazione. In termini semplici, questa è la base biologica della depressione associata all'endometriosi e anche del comportamento di malattia, il sickness behavior. Quindi tutta una serie di sintomi possono appunto derivare dall'endometriosi poi? Assolutamente sì, quindi come abbiamo detto, il dolore
è sempre un semaforo rosso che si accende sulla via della nostra salute. Di fronte al dolore, noi medici non dobbiamo più dire mai più che la donna se lo inventa il dolore. Io uso sempre la metafora della casa. Ma se tu hai una casa e ti si incendia la cucina, cominci a chiacchierare, a dire ma forse è un fuoco psicologico, forse me lo sono inventato, ho le visioni, o corri a spegnerlo di gran chiariera e chiami i pompieri, ossia i medici in questo caso di endometriosi. Certo. E poi aspetti che si sia già esteso a 5 stanze o intervieni subito sulla prima. È chiaro, per limitare i danni almeno. Brava. Quindi quando abbiamo dolore alla mestruazione, allora uno può dire ma tutti i dolori? No, c'è una parola chiave, dolore invalidante. Invalidante cosa vuol dire? Che la ragazza non riesce ad andare a scuola, non riesce a studiare, non esce con le amiche, non fa sport, sta raggomitolata nel letto a piangere, cioè non riesce a svolgere le normali attività. Questo è un dolore mestruale invalidante e una delle cause, non l'unica, ma una delle più frequenti e importanti purtroppo è proprio l'endometriosi. Altro tipo di dolore? Il dolore ovulatorio. Il dolore alla penetrazione profonda, l'endometriosi è la causa principale di questo sintomo, ma anche, attenzione, un sintomo poco conosciuto e poco riconosciuto, il dolore alla defecazione durante le mestruazioni, si chiama dischezia. Questi dolori sono tutti semafori rossi che ci devono dire, attenzione, ci potrebbe essere un'endometriosi iniziale. Il nostro compito è riconoscerla. Riconoscerla per tempo, perché pare che l'incidenza nel nostro paese è abbastanza alta, 3 milioni di donne addirittura, una su 10 soffre di endometriosi, però il problema mi sembra appunto di vedere che viene diagnosticata in ritardo, quasi sempre. Allora, è verissimo, sia il discorso del numero di donne, una su 10, 3 milioni e quindi un numero pazzescamente alto, drammatico, e poi giustissimamente le diceva il ritardo, perché c'è ancora un ritardo diagnostico di 7-10 anni a seconda degli studi. Addirittura, sono tantissimi. Esatto, la metà sono spesi dalla famiglia a rendersi conto che quel dolore non è normale. E anch'io ho mal di pancia, diceva la mamma, anche la nonna aveva mal di pancia. Ho capito, dipende la gravità. E poi ricordiamoci che le nostre mamme e le nostre nonne facevano figli presto. Oggi abbiamo l'età media di 31 anni e 3 mesi. Quindi l'endometriosi è molto più diffusa oggi proprio perché la gravidanza, che è il primo fattore protettivo, è stata posticipata di più di 10 anni o 12 addirittura nella nostra popolazione. Quindi passano 3, 4, 5 anni prima che la famiglia porti la ragazza dal medico dicendo guardi dottore che questa bimba, soffre troppo, la ragazzina sta proprio male. Certo. L'altro problema è nei medici. Perché? Perché troppo spesso tendiamo a dire che il dolore è psicologico, che la ragazza è stressata, che è depressa, che ha problemi, tutti i problemi psicologici possibili immaginarli, ma è chiaro che una ragazza che sta male tutti i mesi a quella maniera poi sarà anche ansiosa, depressa, certo, e a seconda del temperamento o si richiude e non fa più niente o diventa aggressiva. Ma è a valle, ecco il comportamento di malattia, a valle del problema. Allora, volendo parlare di cure, nessuno riconosce. Volendo parlare di cure, l'endometriosi mi auguro che si curi in qualche modo. Sì, io però farei prima un discorso di diagnosi, perché questo spiega perché c'è anche un ritardo diagnostico. Ricordiamoci che l'endometriosi sono queste cellule fuori posto. Possiamo riconoscerle quando l'isola di endometriosi ha raggiunto un volume che posso riconoscere con l'ecografia, con la laparoscopia, con la risonanza magnetica, oppure se produce questo marcatore che si chiama CA125. Ma qual è il mio punto? Che la grande abilità del medico, la grande bravura, è quella di sospettare l'endometriosi prima di avere segni clamorosi, perché lì faccio veramente una diagnosi precoce. Allora mi baso sul dolore e se ho un dolore invalidante, intanto comincio a trattarla. Ecco la sua domanda. Come posso trattarla? Linee guida mondiali. Ho due grandi strade. O la tratto con un contraccettivo ormonale, estrogeni e progesterone. Uno dei migliori è quello che contiene estrogeni naturali, estradiolo naturale, e Vienoges, che è un progestinico particolarmente, tra virgolette, calmante per l'endometrio, non solo in utero ma anche ectopico. Oppure, sempre linee guida mondiali, abbiamo il Vienoges da solo, che è l'unico progestinico approvato internazionalmente, e quindi anche in Italia, per la cura dell'endometriosi. Che sia che si prenda la strada di una pillola o di un cerotto o di un anello, sia che si prenda la strada del progestinico, c'è un concetto importante: ridurre
la quantità e la durata delle mestruazioni, o addirittura mestruare ogni 2-3 mesi o meno, perché abbiamo detto ogni mestruazione è un'infiammazione. Certo. Quindi anche le mamme devono essere rassicurate su questo fatto, che togliere la mestruazione dando il giusto apporto di ormoni significa tenere la situazione sotto controllo, tenere calma e ferma la malattia, in modo tale che poi questa ragazza, quando sarà più grande e vorrà avere dei bambini, ha una fertilità conservata. Nel frattempo non ha avuto dolore o minimo, è vissuta bene, ha fatto una vita piena, è andata a scuola, ha raggiunto i propri obiettivi di lavoro, ha potuto fare l'amore senza dolore, l'abbiamo preservata da una malattia altrimenti devastante. Quindi diagnosi precoce, cure ben fatte, molto semplici. Solamente si ricorrerà alla chirurgia quando abbiamo un'endometriosi avanzata, quando il dolore purtroppo non è stato riconosciuto per anni e quindi ha già fatto l'infiammazione molti danni, quando non risponde alle terapie mediche. Perfetto, lei ha risposto, io stavo per farle l'ultima domanda, che era che oltre alla terapia farmacologica esisteva anche l'intervento chirurgico, ma ha già dato la risposta. Quindi quando, diciamo che il problema quando viene trascurato, e poi alla fine bisogna ricorrere per forza all'intervento chirurgico, quindi... Assolutamente in centri specializzati, perché richiede anche chirurghi molto bravi, soprattutto quando l'endometriosi ha interessato per esempio l'intestino, la vescica, il peritone in vari punti, l'uretere. Quindi si tratta di una chirurgia che richiede grande accuratezza, anche per non essere troppo demolitiva. Benissimo, professoressa Chiara, come sempre io la ringrazio, le do appuntamento alla prossima volta e le auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie, buona giornata a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ringraziamo la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia Centro San Raffaele Resnati di Milano e presidente della Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna. Volevo poi ricordare il sito per approfondire questi argomenti, www.alessandragraziottin.it, e per quello che riguarda soprattutto le patologie oncologiche, www.fondazionegraziottin.org. Per chi volesse mettersi in contatto direttamente con la professoressa Graziottin può farlo tramite Twitter @profagraziottin.